inaugurazione. Rinnovo il mio saluto a tutta la comunità, saluto Don Carmelo, il nostro caro Don Carmelo, che è sempre qui presente insieme a noi, la famiglia Pisani, l'ho fatto col procuratore, con la signora Pisani, con l'avvocato Pisani, come sapete abbiamo anche questo, vorrei ricordarlo, perché poi i Pisani si fanno sentire, come dire, solo nelle professioni, ma anche nell'impegno civile. Con Giorgio abbiamo fatto una straordinaria battaglia, voi lo sapete, il sindaco lo sa, i sindaci lo sanno, abbiamo difeso e distretti il grande presidio di giustizia della città di Castrovilla, addirittura non solo difendendolo ma portandolo persino ad un'opera di forte robustimento che credo ci auguriamo tutti lo tenga a riparo da chi ogni tanto si inventa tagli ai servizi di civiltà, ai servizi giuridici del nostro paese. Quindi a tutti i consiglieri comunali, agli ospiti, a Franco, all'onorevole Sergio, a Doris Silomoro, fatemelo dire con un affetto particolare, perché con Doris ci conosciamo da tanto tempo, c'è non solo una militanza comune, conoscete tutti, ma c'è soprattutto un rapporto di stima e di amicizia reciproca che si è mantenuto negli anni. Quindi grazie a questa comunità, voi lo sapete, l'avete detto voi, quando sono chiamato qui a San Zosti vengo sempre ben volentieri, anche per fare cose importanti per questa comunità, ma c'è tempo per parlare delle cose che verremo a fare nei prossimi giorni qui a San Zosti, su alcuni interventi che abbiamo programmato con l'amministrazione che porteremo a compimento. Ancora auguri alla famiglia Pisani, soprattutto un grazie per averci consegnato questo straordinario esempio di attività amministrativa di donna impegnata nelle istituzioni del nostro paese. Grazie. Grazie. Prima di passare alle conclusioni c'è una precisazione che vuole fare l'onorevole Sergio, comunque una comunicazione, e poi volevo Don Carmelo, perché ha avuto, come dire, modo di riconoscere, quindi già gli avevo detto che dovete intervenire stasera, perché ho dovuto vedere, è una testimonianza diretta, e quindi come parroco, poi lo sentiamo prima delle conclusioni. Prego. No, solo se ce ne fosse bisogno a riconferma di quello che ho appena detto un minuto fa, il presidente Olivero mi ha mandato un messaggio proprio adesso, questo a dimostrazione di quanto è rammaricato per il fatto di non essere qui, quindi vuole portare il suo saluto ulteriore, quindi le congratulazioni, sapendo i legami che lui ha con San Zosti, quindi l'amicizia che ha con questo comune, ma soprattutto anche per esprimere alla famiglia Pisani un orgoglio di tutta la Calabria per aver espresso, come dire, in prima linea una donna di questa portata, e quindi c'è tutta come dire, la considerazione, la massima istituzione e attenzione verso questo tipo di personaggio. Quindi scusatemi e grazie, era doveroso per me ribadire questa cosa. Allora, la senatrice Lomoro ha invertito, dice, vuole parlare prima lei e poi Don Carmelo fa questa testimonianza finale. Mi vorrei alzare, ma non si può, no, per il microfono. Per il filo corto. Resto anche così in tanti luoghi istituzionali. Sì, mi sembra bello concludere con la testimonianza di chi può dirci qualcosa della persona di cui stiamo parlando. E poi mi sentirei usurpatrice a rubare la parola e le conclusioni a qualcuno del posto, mentre mi sento molto a mio agio in questo ambiente e vi ringrazio profondamente. Io inizio proprio, a me è un piacere di ringraziamenti, ci conosciamo molto bene con l'onorevole Pantaterra e anche con Franco, però questa volta vi devo ringraziare perché è un bel momento quello che mi state facendo vivere. Ringrazio il sindaco in una comunità e il sindaco quella che la persona che lo rappresenta, la comunità, la famiglia, Franco, le persone che mi hanno raccontato questo.
questa storia e che mi hanno consentito, con qualche piccolo sacrificio, che mi hanno consentito di avere il privilegio di vivere con voi in questo momento. Io lo considero veramente un privilegio. Io voglio partire, è vero, abbiamo una sensibilità comune e ogni volta che ci ritroviamo partiamo e diremo probabilmente le stesse cose, io e Pappaterra. E voglio partire collegarmi a delle espressioni che ho usato, che sono quelle che mi hanno accompagnato in questo viaggio verso di voi. Ho rievocato, ho ricordato, preparandomi a questo incontro, solo oggi, perché voi sapete che c'è stata la crisi di governo, quindi in questi giorni abbiamo avuto, diciamo così, abbiamo discusso di cose molto meno edificanti di quelle di cui stiamo discutendo in questo momento, almeno non entusiasmanti. E pensavo alle donne, pensavo a che valore può avere questa, il dato di fatto che abbiamo, che è stato disvelato, due donne, di cui quella di San Sosti la prima sindaca d'Italia. L'importanza che può avere per questa comunità è enorme, ma l'importanza, fa bene molto Mario Rivedo a mandare il messaggio e insistere sull'orgoglio calabrese, perché può essere importante per la Calabria una riflessione. Io pensavo alle altre donne, io non ho conosciuto la sindaca Pisani, ma ho conosciuto donne che hanno rappresentato ad alti livelli la cultura e la politica italiana, e vi voglio raccontare qualcosa di loro per dire quanto è preziosa questa esperienza. Voi pensate, io ho avuto il privilegio, per il ruolo che ho svolto naturalmente, di passare qualche giorno, una volta un'intera giornata con il Degliotti, e lì si capiva perché il Degliotti è diventato quello che è diventato, perché quello che ha vissuto, perché non è la Calabria che ha prodotto Nil Degliotti, sono altri luoghi dove anche la resistenza ha significato una forte partecipazione rilevante delle donne, e quindi una conquista sul campo di un ruolo che non poteva essere poi contestato quando uno c'era nel luogo in cui si costruiva l'Italia repubblicana, l'Italia libera. E poi ho conosciuto Tina Anselmi, anche i suoi racconti, il fatto che entrambi mi hanno raccontato di come, di quanto sacrificio era costato alle donne essere nelle istituzioni nazionali, e di quanto sacrificio era costato in particolare la modifica del diritto di famiglia. Questo me ne parlava soprattutto di Degliotti. Sembrano che nel 75 queste cose sono nate dal nulla, mentre non sono nate dal nulla, sono nate da discorsi che si sono svolti in Parlamento, ma anche nelle sedi dei partiti, che ahimè allora c'erano, in cui le donne rivendicavano anche la fine di un'ipocrisia che ci voleva tutte sposate, madri, fortunate angeli del popolare, quando molte invece erano testimoni di una storia che era molto più complessa, non diversa, che poteva essere diversa. Quella della Pisani non è stata diversa, perché vedremo che invece è una storia di ferita familiare riuscita, e quindi però le storie delle donne non sono tutte così, le storie delle donne possono essere anche diverse e più complesse. E mi veniva in mente la Montalcini, che mi raccontava una famiglia borghese dove poteva fare le sue scelte, e che mi raccontava la sofferenza di non essere riuscita ad essere madre, per avere adulta però questa sofferenza, perché prima la battaglia sua è stata quella di diventare scienziata, di essere una ricercatrice, con un padre che l'ha odiata per questo e che l'ha cercato di ostacolarla, perché voleva le due figlie gemelle, entrambi madri, entrambi spose, entrambi donne normali, per quello che era la normalità di questi tempi, di quei tempi. E noi, spostandoci in Calabria, noi che ci troviamo con queste donne che all'indomani del primo voto alle donne si trovano ad essere sindache, io parliamo di questa donna sindaca all'unanimità in un comune della Calabria, ma questo significa molto, perché non significa la stessa cosa, l'ho detto prima nel tuo intervento, ma significa molto per la Calabria, perché evoca una Calabria che non somiglia a quella di oggi. E la Calabria mi scuserà, è la fiatata, e di fatti era la Calabria dei tanti attuali, il mio nome è un oscuro pesare, Lapomarno, Italo, io mi chiamo lì, il mio nome, non ci sei il nonno,
Io fatto, ci ha fatto il carrozziero 40 da Nascolo Pisano. E mi raccontava delle storie, della famiglia di Pisano. Certo, stavo dicendo, della Calabria, dei tanti luoghi che stiamo scoprendo oggi, dei santuari, di cui si è parlato soprattutto dopo il Giubileo, perché solo dopo il Giubileo la cultura popolare, non quella del luogo, voi a San Sosto il vostro, quindi alla Chiesa di Lipodi, ma questo cammino si è scoperto soprattutto dopo il Giubileo, ed è la Calabria delle biblioteche di Soriano, cioè una Calabria colta, in una parola, in cui una giovane e bella donna del luogo poteva essere votata all'unanimità senza scalpore, ma con una naturalità e svolgere questo con una dedizione che viene fuori anche da questa relazione che mi ha veramente commosso, perché noi siamo qui a guardare la politica e questi anni che ci stiamo lasciando alle spalle, ma per certi versi anche in questi anni che stiamo vivendo, a una politica che non rende conto di nulla, e invece vediamo nel 1952 oggi lo dico, i sindaci lo sanno, oggi abbiamo un programma di governo perché lo dobbiamo depositare, io sono stata, è anche questa una coincidenza che io trovo straordinaria, sono stata eletta sindaco preso il 9 dicembre del 1993 e sono diventata sindaco, ho preso possesso del ruolo di sindaco di Lamezia Terme, anch'io, prima sindaco eletto dal popolo, così c'è scritto in una cosa che abbiamo creato insieme, ma dico, noi siamo abituati oggi i sindaci ad avere un programma e il rendiconto, ma per tutti gli anni non si è parlato di tutto questo, la politica era una politica delle carte che volavano e anche delle parole, dei programmi che volavano, vedere una giovane donna che nel 52 dedica un consigliere, ma prima di averlo dedicato a un consigliere deposita una relazione sull'attività fatta, ci dice quanto sono mancate le donne nel passato in questa Calabria, o meglio di quanto è mancata la buona politica. Quindi la riflessione che dovremmo fare in un altro luogo e con Mario Oliverio, ma anche tutti noi, è che cosa, come dobbiamo riprenderla questa Calabria in mano, perché la Calabria della sindaca Pisani non è la Calabria di oggi. La Calabria di oggi è la Calabria dei sindaci, che quando della gran parte dei sindaci che sono degli eroi di frontiera, perché per fare il sindaco bisogna, con i tagli che ci sono, con le minacce che imperversano, con le pressioni della malavita che c'è ad ogni piesso spinto, soprattutto in alcune zone della Calabria, anziché in altre, ma in alcune è veramente insopportabile. È una Calabria difficile da vivere, è una Calabria in cui anche fare un progetto politico, un progetto amministrativo, delle volte sembra ardito, sembra un sogno. Io ho iniziato la mia attività politica da sindaco e il mio programma iniziava con "ho fatto un sogno", e era un sogno che ho cercato poi di realizzare, ma perché sembrava impossibile anche a me, sono anni fa, ormai sono passati tanti anni dalla mia sindacatura. E quindi questa sindaca, lo dico con la famiglia che vive col giusto orgoglio, questa comunità che vive col giusto orgoglio questo primato, è un primato che va indagato anche, non solo portato all'esterno, perché è un primato che ci deve fare capire dove abbiamo perso il cammino, cos'è successo alla nostra Calabria. Oggi, quando ho saputo di questa cosa, io mi sono sentita orgogliosa e anche perplessa, perché la Calabria che viene conosciuta all'esterno non è la Calabria del fotografo Cosentino, la Calabria delle tante persone per bene che ho avuto l'avventura di conoscere dappertutto, Mimmo. Dappertutto, quando tu giri la Calabria, hai questo privilegio di poterlo girare, io ho girato tutta la Calabria, dovunque incontri gente straordinaria, dovunque incontri gente per bene, dovunque incontri ragazzi e ragazze che vorrebbero soltanto un futuro, costruirselo con le proprie mani, che qualcuno non glielo tolga, non più sussidi, aiuto, vogliono soltanto che questa possibilità di futuro non gli venga strappata. Quindi noi abbiamo una Calabria vera, che è quella delle tante persone per bene che sono anche in questa sala, e abbiamo poi una Calabria che viene proiettata all'esterno, che invece è una Calabria
sfasciata, la Calabria che non ritrova la sua strada, che la trova con difficoltà, che anche quando fa politica si trova in difficoltà. Voi pensate, anche nella sala del Senato della Repubblica ci siamo trovati con l'unico senatore di cui è stato autorizzato l'arresto, che era calabrese. E, cioè, voi capite che cosa significa tutto questo? Come si fa? Con quale orgoglio si rappresenta una Calabria quando anche la classe dirigente risulta piegata? Il Consiglio regionale più indagato, vero, falso? Io sto parlando di come ci presentiamo e di come vorrei che ci presentassimo. Non sto dando giudizi su nessuno, non sono nessuno per dare giudizi, però voi capite di quanto è difficile questo percorso della Calabria e di quanto anche Mario Oliveri faccia fatica dopo tutte le vicissitudini che ci siamo lasciate alle spalle. Allora noi dobbiamo partire, i sindaci spesso quando ci sono incontri tra sindaci si dice dobbiamo partire dalle buone pratiche. Bisogna partire da quello che di buono c'è sul territorio, dalle buone amministrazioni, e così vale, questo vale anche ovviamente per i parchi e vale per tutte le istituzioni che abbiamo sul nostro territorio, ma questo vale anche sul piano sociale e sul piano istituzionale. Io lo dico a te che ti sei definito di minoranza, ma per me la cosa mi lascia del tutto indifferente. Ovviamente era rivolto al tuo sindaco, non certo a noi che abbiamo avuto il piacere di ascoltarti. E se c'è qualcosa che, chiudendo gli occhi e augurandolo per il futuro, un sindaco può desiderare nella sua vita anche dopo che non c'è più l'intitolazione della sala consiliare. La sala consiliare, le istituzioni, recuperare quel rispetto delle istituzioni che ha dato perduto. Guardate, io sono stata in questa fase, diciamo così, di governo, in questo periodo, sono stata presidente di una commissione che ha indagato sugli atti intimidatori agli amministratori locali, mi sono occupata molto di amministratori locali e ho visto quale differenza c'è tra il nord e il sud anche rispetto al rapporto con le istituzioni. Noi dobbiamo recuperarlo, questo forte rapporto con le istituzioni, un rapporto che ci deve fare dire che le istituzioni si rispettano sempre, chiunque le rappresenti, il comune, la regione, lo Stato, non chi lo governa, si chiami Renzi, si chiami come si chiama il vostro sindaco, si chiami Doris Lomoro, chi. Comunque, noi dobbiamo lavorare bene per lasciare a chi viene dopo questo senso anche delle istituzioni. Io vi dico che la cosa più bella che avete fatto è intitolare la sala consiliare, perché quello che ha detto lui conta, perché un'amministrazione precedente si era occupata di questo senso come storia, conta molto. Però sappi, riconoscendo l'amministrazione di cui tu facevi parte, che avete fatto bene a decidere qualcosa che riguardava questo sindaco, che non c'è nulla di più straordinario in una comunità, di un'amministrazione comunale, delle istituzioni che la rappresentano. E quindi questa sala consiliare intitolata a una sindaca del 46 è una cosa commovente ed è un monito. E non è un caso che poi ci siano state altre sindache, non parlo tanto di te che sei di un altro paese, anche se della stessa comunità, ma parlo del sindaco che abbiamo avuto in questo territorio, e cioè della moglie di Franco, perché io conosco lui, non so il nome della sindaca, sì, che vedo lì, Silvana, però non so dire il suo nome. E anche a Silvana io dico, a Silvana, se mi permette, in questo giorno molto particolare in cui parliamo al femminile, io voglio dire, non fate passi indietro. Un sindaco di sesso maschile di un altro momento si sarebbe fatto avanti. Oggi stiamo parlando della prima sindaca della Calabria e la sindaca di questo territorio deve fare un passo avanti, perché non è neanche un caso nella mia città, dopo che da quando io non sono più sindaco, tante sono state le consigliere comunali di sesso femminile. Nella mia città ci sono deputati, ci sono tanti senatori, consiglieri regionali. Cioè, quando in una comunità viene fuori che le divisioni di sesso non esistono, che si può essere amministrati dall'uno o dall'altro indifferentemente, che si può essere bravi politici indifferentemente, la cosa lascia un segno e lo lascia anche diciamo così, per i comuni vicini. E allora
nel ringraziarmi veramente di questa opportunità, io vi dico che io stessa voglio approfondire questa storia. E la voglio approfondire non per un atto di affetto anche verso i familiari, che pure c'è, perché è il fatto che i familiari sono persone così per bene, così, diciamo così, che si, voi li conoscete meglio di me, ma sapete che sono persone che meritano considerazione, rispetto e anche affetto, ha il suo peso, ma in questo momento noi ci dobbiamo impadronire di questa storia e dobbiamo capire come fare in modo che in questa nostra Calabria si torni indietro per andare avanti, perché guardate che le sindache calabresi non sono tantissime, e le sindache calabresi sono un numero irrisorio in questo momento storico, le sindache elette direttamente, che è un'impresa veramente storica, essere elette in una comunità, ma sono pochissime, si sono ridotte anche rispetto all'immediato passato, e le consigliere comunali sono pochissime, e è vero che qualcuno l'ha detto prima nel pubblico, che per volontà politica di alcuni partiti soprattutto si è arrivata una forte rappresentanza nel Parlamento, ma anche lì c'è un problema di selezione di classe dirigente, perché noi non dobbiamo lavorare perché in un momento in cui i partiti sono così, diciamo così, in difficoltà, diciamo che sono, o non esistono o sono in difficoltà, che vengono fuori donne comunque, dobbiamo fare in modo che vengono fuori che donne che hanno una storia. Qui non stiamo parlando solo di una donna, stiamo parlando di una donna che nel momento in cui si è votato, le donne hanno votato per le prime volte, è stata votata all'unanimità e ha reso questo servizio prezioso ad una comunità, cioè di una donna che vale. E allora noi dobbiamo fare in modo che la selezione della classe dirigente parta dal basso, dobbiamo avere più donne sul territorio, se vogliamo poi che le donne che mandiamo altrove e che mandiamo a rappresentarci a livello nazionale, anche come Regione Calabria, abbiano una storia da raccontare, una Calabria da raccontare. Questo è il monito che io ricevo da questo momento. Vi ringrazio tanto per quello che farete, e se mi coinvolgerete in qualche cosa ve ne sarò grata, perché per tanti anni, io in ogni contesto in cui sono stata e sono andata, mio marito mi dice sempre: ma tu la devi finire di considerarti suo zio, ho fatto tante cose, ma io sempre il sindaco, mi sento sindaco, perché sono figlia di quella stagione dei primi sindaci eletti del 93, che è stata una fase veramente straordinaria, ma pensate quanto è stata più straordinaria quella del 46. Ecco, io stessa sto rivivendo la mia esperienza alla luce di questa esperienza ancora più preziosa, che va meglio studiata e capita. Quindi buon lavoro a voi, siate orgogliosi di questa storia, e questa storia porti maggiore partecipazione anche giovanile, visto che il ragazzo che ha parlato mi è sembrato anche molto motivato e molto preparato, quindi maggiore partecipazione femminile e giovanile, e che da questa storia nasca anche più unità in questa comunità, perché ha ragione che ve l'ho detto dal pubblico. Guardate, io vengo da un partito che si sta dilaniando all'interno, lo rappresento, un partito che in questo momento è in grosse difficoltà, e ritroveremo la nostra strada. Ma noi abbiamo una Calabria che non sa marciare unita. Se fossimo stati più uniti, guardate che altro, quando si parla di Lombardia sono una pigna, quando si parla di Calabria chi scappa a destra e chi scappa a sinistra. Noi questa unità, questo orgoglio calabrese in qualche modo lo dobbiamo ricostruire, e lo dobbiamo ricostruire anche riconoscendo qualcosa agli altri. Nessuno passa in un'amministrazione senza lasciare un segno positivo, sarebbe veramente un evento fuori dal comune, e quindi riconoscersi reciprocamente anche nell'alternanza, che oramai è una regola e che viene riconosciuta, è una possibilità che abbiamo, dare valore l'uno agli altri, solo così si sostituisce valore a quelle istituzioni che sono nate e rafforzate dalla guerra e da quella fase storica, che poi si sono soprattutto nel sud indebolite. Rafforzarle significa lavorare con più dignità e finché è possibile, con la diversità di vedute che è non solo legittima ma doverosa, lavorare anche con una dialettica che non sia mai violenta, ma che sia anche un modo di riconoscere il ruolo reciprocamente a lui e questa comunità. Grazie. 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 Grazie.
sua testimonianza, oltre che la persona preparata, è anche diretta, visto che ha fatto insieme in una realtà così difficile come quella di Lamezia Terme. Don Carmelo, se si accomoda, dice qualcosa. Non c'è il microfono, il filo è corto. Io pensavo di esimermi da questo mio intervento e soprattutto da questi miei ricordi, perché andiamo in un periodo che toccano veramente profondamente i miei sentimenti più profondi. Un ragazzo di 11, 12, 13 anni ricorda molto bene alcune cose che restano impresse e che difficilmente si dimenticano. Ed io ricordo, ero nei miei 11, 12 anni, alcuni più, 13, no? Più o meno. Ricordo questa bellissima donna, questa bellissima ragazza che arriva qui a San Sosti e io ho la possibilità di vederla quasi tutti i giorni, perché al Palazzo Pisani c'era tua nonna Vincenza, donna Vicenza come la chiamavamo noi, cioè era la suocera. Donna Vicenza mi chiamava per dirmi: Carmelo, pigliati questa bottiglia, ma mi piglia l'acqua santa alla chiesa. E vacci tu, perché quei figli lì, evidentemente qualche monellino a cui si era rivolta precedentemente, anziché andare in chiesa a prendere l'acqua benedetta, era andata alla fontana. E lei si era accorta di questa, per cui non aveva più fiducia. No, tu, siccome ne in seminario, te ne fa prevete, certamente non mi inganni. E trovavo ogni volta che succedeva questo episodio, trovavo lei, tua mamma Giorgio, che mi faceva trovare i dolci, e soprattutto il periodo di Pasqua, i dolci che si facevano una volta in casa, sì, la pizzatola, il cuciurice, sì, proprio così. Quindi non è difficile ricordare questa donna come donna che viene, si inserisce in maniera, come dire, prepotente, in maniera affettuosa, prepotente nel senso di affettuosa, nella nostra comunità, e la nostra comunità comincia a voler bene a questa donna, donna Ghettina, così noi la chiamavamo, donna Ghettina Pisani, per cui si stabilisce un rapporto veramente di grande affetto e di grande rispetto. Non voglio continuare su questi episodi, ce ne ho tanti e potrei fare un lungo racconto, ma io vorrei sottolineare soprattutto che non dobbiamo parlare soltanto di donna Ghettina come donna intelligente, bella donna, come impegnata in politica, ma come sindaca. Non lo so perché si dice sindaca. L'abbiamo stabilito di decenni. È così brutto che... A me non piace, ma ma io vorrei sottolineare il modo come ha fatto il sindaco. E questo è l'importante. Noi non abbiamo avuto un sindaco donna come prima donna in Italia, ma abbiamo avuto un sindaco donna perfetta, che ha saputo fare il sindaco. Siamo nel 1948, nelle prime votazioni, nelle prime elezioni, perché un sindaco che in quel tempo, tra il 48 e il 52, comincia a pensare all'edificio comunale dove ci troviamo adesso, a risolvere il problema della luce elettrica. Noi avevamo i fili che pendevano lungo le case e la notte, specialmente d'inverno, la passavamo sempre senza luce. Si camminava Kutitsu, si diceva, era un pezzo di legno che bruciava al fuoco, si usciva con quel pezzo di legno perché non c'era luce.
lei risolve il problema della luce, lei comincia a risolvere il problema della viabilità, che a San Giusto non c'era, un paese completamente isolato. Noi non potevamo. Io nel 1947, quando sono partito da San Sosti per andare in seminario a Bisignano, sono andato col ciuccio. La mia macchina era l'asino. Mio padre ha caricato le valigie sull'asino e io in groppa. E siamo andati a Roggiano. Da Roggiano abbiamo preso il calesse per andare allo scalo di San Marco. Lo scalo di San Marco, il treno fino a Bisignano, da Bisignano poi per salire al seminario. 3 giorni. Ci voleva un giorno per andare a Bisignano. Oggi impieghiamo 3/4 d'ora, non ci voleva un giorno. Scusa, fortuna che ti ha fatto passare l'Ulietti Giacobbo, bruffato il cucciarino. Allora io, ecco, questo vorrei sottolineare il modo come ha fatto il sindaco. Quella delibera, senatrice, che qui ha fatto riferimento del 1952, mi dispiace che non c'è Mario, ma certamente lei riferirà. Ma il rendiconto dell'attività amministrativa, quello del 52, sì. È il rendiconto dell'attività. Sì, sì, questo volevo dire. No, volevo sottolineare che se vogliamo veramente avere un caro e affettuoso ricordo verso questa nostra donna così meravigliosa e con tutta la sua famiglia dietro, e vogliamo esaltarla, cerchiamo di dare atto, e io invoco l'autorità dei politici, a che noi possiamo avere, ne abbiamo parlato qualche mese fa in un convegno per costruire la strada San Giusti buon vicino, andiamo a leggere in quella delibera del 1952 che Tina Pisani già parlava, il 1952, della strada San Giusti Bisignano e San Giusti buon vicino. E ancora discutiamo San Giusti buon vicino, San Giusti buon vicino. È nel 1952. Paolo, non accenno ad altro perché c'è di tutto lì. Ecco, questo io volevo dire, diamo veramente grande affetto e grande omaggio e grande esaltazione, come diceva la senatrice, a questa donna, comportandoci diversamente e realizzando quelle cose che lei in maniera così sapiente, in maniera così anche dolce, in maniera così, non parlo per esempio dell'ECA comunale, che lei ne ha fatto un piano proprio, eravamo altro che Banco Alimentare di oggi, si cercava di proteggere quelli che veramente non arrivavano a fine mese allora, e lei ha avuto anche questa apertura verso il sociale, verso i bisogni. Ecco, facciamo in modo che possiamo essere anche noi sulla scia dell'esempio che ci ha lasciato questa meravigliosa donna, realizzare nella nostra comunità e in tutto il territorio qualcosa di solido, di vero, di giusto. E lo dico così, di santo. Saluti a tutti. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa bella cerimonia. Ringrazio tutti quando hanno preso parte, ringrazio tutti voi perché grazie alla vostra presenza si è arricchita molto questa manifestazione. Ecco, con l'augurio che questo, come dire, possa essere un punto di partenza di organizzare una serie di eventi, una serie di cose che lasciano un segnale tangibile di tutto quello che abbiamo detto e fatto questa sera. Ringrazio tutti voi, ringrazio Piero Balestra perché ha registrato tutto quello che abbiamo fatto e detto, e buona continuazione di serata.